cose. Ecco, questa cosa è una frase di Todor Hoffman, perché è proprio questa dimensione dello sguardo che avete colto anche voi, no? E quindi questo aspetto che noi tutti vogliamo essere riconosciuti dall'altro. E il riconoscimento è una cosa sempre reciproca. Perché dicevo, ci deumanizziamo noi se non trattiamo umanamente gli altri, ma deumanizziamo anche gli altri, quindi alla fine li facciamo comportare in modo meno umano. Qui sapete tutto il francese, no? Per cui fate tutto il linguistico, non c'è bisogno di tradurre, o no? Scientifico e basta, ecco. Quindi abbiamo bisogno degli altri per esistere. Il bambino ha bisogno dello sguardo dei suoi genitori, il professore esiste grazie ai suoi allievi. Gli amici si confrontano gli uni agli altri, che noi cerchiamo di essere percepiti come simili o come differenti da loro, gli altri ci confermano la nostra esistenza. E quando noi non siamo confermati, non confermiamo l'esistenza degli altri, questo ci fa stare male, provoca dei mali. Ecco, qui ci sono alcune cose che abbiamo già detto, le saltiamo, voglio solo farvi vedere questa cosa per cui l'accoglienza non è contraria, la sicurezza, ma è il contrario. E tutte le volte che abbiamo delle reazioni emotive, poi però dobbiamo andare oltre. Cioè, la reazione emotiva va bene perché è una molla, ma poi dobbiamo riuscire a fare delle operazioni razionali di conoscenza, andare a vedere. Ma quando l'emozione è troppo forte, siamo bloccati. Qui saltiamo alcune cose sugli stereotipi che ci servono all'inizio, ma se diventiamo pericolosi degli stereotipi e delle etichette, poi queste ci bloccano. E qui saltiamo tutte queste cose, perché se no non c'è tempo. Il fatto che l'identità la possiamo avere come personale, come persona, quando etichettiamo diventiamo schiacciati sulla categoria da quale noi appartiamo. Qui c'erano dei dati economici che fanno vedere come la situazione sia molto diversa. Io ho calcolato qual è il nostro stanziamento pro capite mensile nei confronti dell'aiuto al terzo mondo, eccetera, eccetera. Secondo voi so che cifra siamo? Che cosa vi pagate con quello che noi diamo? Noi siamo benestanti nei confronti aiuto alle zone più svantaggiate del pianeta. Una carica di... Un caffè un po' poco. Un caffè a secondo, ho calcolato, dal cappuccino al cappuccino brioche a secondo dello stipendio. Ecco, cioè l'entità è questa cosa. Quindi se voi rinunciate a un cappuccino, una brioche in un mese, raddoppiate lo stanziamento italiano nei Dipende anche in quale bar vai a confronti. spendere. Dipende da quale bar. Difatti adesso certi cappuccini, più o meno avevo calcolato che una persona con uno stipendio intorno ai 2.000 euro riusciva a stanziare 2 euro e mezzo, una roba di questo genere, insomma. Adesso non ricordo, ma l'avevo calcolato così per gioco, ma per darvi l'idea. Ecco, una cosa sui termini, no, che è importante. Per esempio, noi li usiamo in modo un po' casuale e tendiamo a fare delle etichette, no, delle stereotipizzazioni, no, di guardare lui. Per esempio, se io dico, oddio, quello lì è un clandestino, quindi da extracomunitario, migrante, clandestino, ci sono una serie di termini che noi usiamo in modo poco consapevole, ma che hanno dei significati parassiti, per cui sentire parlare di clandestino alla fine, per esempio, mi genera una reazione di paura, perché clandestino fa delle cose in qualche modo nascoste. Io volevo farvi vedere una cosa, ne salto qui un po', ma che tendono tutte a rendere le cose molto generiche, no? Non individuali. Volevo farvi vedere una cosa, vabbè, saltiamo tutto. Tutte queste cose che sentiamo, volevo farvi vedere delle cose apparentemente neutre. Questa qua è una delle cartine che trovate su internet, che vi dice che questi qua sono i flussi migratori, eccetera, eccetera. Poi noi sappiamo che in realtà i flussi migratori sono molto più facili, per esempio, all'interno del continente africano, o che nel Libano il 30% della popolazione è costituita da rifugiati, no? E il PIL e il reddito del Libano non è quello della Lombardia. Però io adesso
provo a ingrandire un pezzettino di questa cartina apparentemente neutra. Vedete la freccia che dalla Libia arriva verso l'Italia? È grande, 4 volte la Calabria e la Puglia messe insieme. Questa cartina qui non ci sta dicendo nulla, apparentemente è una cosa assolutamente scientifica e neutra, ma se l'entità dei flussi che io vedo è quella lì, e quindi ci sono delle freccione che sono grandi come un terzo della superficie italiana, ecco che questa cosa qui inconsapevolmente accredita questa idea che noi siamo invasi. Certo che se l'entità dell'invasione fosse quella roba lì, vedete com'è grande rispetto all'Italia, più l'altra freccia un pochino più piccola, certo che avrei da spaventarmi, come se dicessi, non lo so, ogni anno arrivano in Italia 10 o 15 milioni di persone, certo che mi spaventerei, no? Ma l'entità, se guardate, è questa qua. Questa era quella cosa di cui si parlava prima. Qui sono due cose tipiche. Questa è una piramide che è molto simile a quella della storia dell'umanità negli ultimi 100.000 anni. E quindi in questo momento molti di noi sarebbero morti per strada nel primissimo anno di vita. E poi noi più anziani non saremmo arrivati qui. Se fossimo arrivati fino a qui vuol dire che siamo proprio resistenti, che abbiamo provato, ucciderci in tutti i modi, non ce l'abbiamo fatta. E tiriamola un po'. Però vedete che la cosa... Metà della popolazione sotto i 25 anni, diciamo. Ecco, tu guardate questa roba qua, questo qua è il Giappone. Questo qua è il Giappone, la situazione dell'Italia non è molto diversa. E quindi vedete che si è allargata notevolmente la parte alta, ma c'è una pancia in mezzo enorme, che corrisponde più o meno a quegli anni di forte incremento demografico di cui parlavamo prima. Ovviamente più questa pancia sale e più resta esile nella parte sotto, e più l'equilibrio è instabile, cioè il peso che grava sulle persone che stanno sotto tende a diventare. Questo vuole anche dire una grande opportunità, cioè vuol dire che abbiamo creato condizioni di vita per cui le persone riescono a vivere in condizioni di salute, eccetera, eccetera, quindi che dobbiamo completamente ripensare, non solo in termini demografici, perché è importante la sua indicazione dei numeri, ma quali persone e come viviamo l'età della vita e che tipo di persone come le inseriamo. Non basta dire va via lui, ne mettiamo un altro al suo posto, non sono biglie, non sono cubetti. E quindi è un problema a cui noi stiamo pensando pochissimo, ma che ci porta a riflettere completamente. Io ricordo quando ero bambino, si parlava della mezza età, a me sembravano queste persone anziane della mezza età, ma la mezza età era 40 anni. Sì. Una persona di 40 anni e una donna di 40 anni era una vecchia zitella. Poi se voglio dire, no? Era già abbiamo... una perpetua. Certo, uno a 30 anni sentiva già un uomo alto che adulto, cioè a 30 anni devo ancora cominciare a lavorare. Cioè capite come ci sono dei processi che hanno tantissimi, sono vari modelli, ma vedete che sulle crescite, sulla distribuzione. Ecco, questa qua è la cosa dell'Italia, vedete che è molto più simile al Giappone che alla Nigeria. Ecco, questi sono dei dati, non sono del 2016, sono più vecchi, devo controllarli quelli. Vedete come c'è una forte uscita di italiani. Nel 2016, non so se l'ho scritto dopo o l'ho solo pensato, sono aumentate del 5%, quindi sono 105.000 gli italiani che hanno deciso di andare a lavorare fuori. Io ho molti ex studenti che in questo momento sono in America, in Italia, in Francia, in Germania. E molti stranieri anche espatriati. Cioè che arrivati in Italia hanno visto che le condizioni di lavoro, anche se avevano a questo punto, avendo permesso il soggiorno in Italia, possono spostarsi a livello europeo, hanno detto guarda cosa stiamo qua a fare, ci sono condizioni migliori da altre parti. Identità la lasciamo stare, gli aiuti allo sviluppo sono questi qua e vedete che le rimesse degli stranieri sono molto più alte, tutte queste cose le abbiamo dette. Ecco, questo qui sono i dati della città, del comune di Como. Questi sono i dati dei morti del 2016. E qui sono più o meno i dati. Questi sono i dati vecchi.
il flusso verso la Grecia si è bloccato completamente. Quindi, per esempio, sull'idea dell'invasione, il flusso europeo nel 2000 verso l'Europa dall'Africa è crollato rispetto al 2015. È aumentato solo in Italia, cioè si sono chiuse tutte le altre cose. In Italia si è passati da 153.000 a 171.000, una roba di questo genere, cioè c'è stato un certo aumento in Italia. La Grecia è quasi ridotta, in tutto sono, mi pare, 300 e qualcosa mila per ora, nel 2016. Eccolo qua, l'hanno scritto. Ecco, vedete come sono scesi. Quindi l'aumento inarrestabile del flusso africano in realtà è calato del 64%. Non del 6%, del 64%, perché siamo meno della metà. Quindi vedete gli espatriati rispetto a quelli che sono entrati. Quindi anche proprio da un punto di vista numerico non c'è equilibrio, nel senso tra la gente che è andata via e quella che è rimasta, siamo rimasti sempre. Ok. Sono le percentuali, c'è una crescita dei minori non accompagnati e vabbè, qui sono meccanismi, voi sapete che questa famosa relocation di cui si parla dicendo li mettiamo nei canali per la relocation, in realtà non ha funzionato. L'anno scorso delle persone che dovevano essere ricollocate in Europa, se non ricordo male, ne è stata presa il 3%. È la cosa che dicevo prima, no? Soprattutto queste persone, quanto più rendiamo rigida la legalità, quanto più le persone che sono uscite da un campo non vengono accolte in un altro, quanto più perdiamo le relazioni con loro, tanto più diventano fuori dal controllo. Ok, questa è una roba di uno che dice qualcosa di sinistra ogni tanto, dei pochi rimasti, che è Papa Francesco. E qui poi su questa cosa delle frontiere. A me piace più pensare non tanto senza frontiere ma senza muri, nel senso che le frontiere vanno superate, ma non basta dire andiamo lì contro un chiesino e tagliamo il filo spinato, ma è superarle nel senso di creare integrazione tra le varie parti, per esempio l'Europa, in modo che sia garantita la mobilità. Niente, basta, ci sono altre cose. Ecco, questi sono i costi. E quindi c'è anche proprio materialmente un utile, ma anche se non ci fosse, l'ho messo in fondo, non è che questo mi giustifica dicendo se non ci guadagno allora non me ne frega niente, torni fuori e annega in mano. Evidentemente c'è una dimensione umana, per dirla in termini filosofici, visto che qua un collega, c'è una specie di precategoriale in qualche modo di tutto questo, che è dato anche dal tipo di rapporto che io non devo perdere. E anche scoprissi che l'anno dopo ci perdo un miliardo invece che guadagnarlo, questo non ci giustificherebbe né da un punto di vista umano né da un punto di vista politico in senso ampio a fare finta di niente. Che gli studenti facciano finta di niente dobbiamo capirlo come problema, dobbiamo immaginare quali sono le motivazioni senza essere solo moralisti, perché se siamo moralisti siamo contenti noi perché abbiamo fatto la morale, ma rischiamo di non essere efficaci, per cui dobbiamo trovare un modo diverso per entrare nel cuore delle persone prima che nella testa, e poi certo ci vuole la testa, se no non andiamo da nessuna parte. Basta, mi fermo, se no vi tolgo troppo spazio.